Nelle prime ore del primo giorno del 2022 è deceduto Monsignor Ernesto Tabellini, 102 anni, decano del clero bolognese. Da alcuni mesi era ospite alla Casa del Clero. Don Ernesto era originario di Piumazzo, dove era nato il 29 aprile 1919. La sua ordinazione sacerdotale ebbe luogo il 25 marzo del 1944 da parte del cardinale Nasalli Rocca, nella chiesa di San Marino di Bentivoglio, scelta per il presbiterio capiente e perché isolata nella campagna, in piena guerra mondiale. La sua prima destinazione fu quella di parroco a Zenerigolo, nei tempi difficili dell'immediato dopoguerra, nella zona in cui erano stati uccisi Don Enrico Donati e Don Alfonso Reggiani e dove venne assassinato Giuseppe Fanin. Nel 1969 venne inviato parroco ad Altedo, dove prestò servizio fino al 1996. Dal 98 era stato collaboratore a Castelfranco Emilia, dove era rimasto attivo fino alla scorsa primavera. Don Ernesto coltivò la memoria della sorella Suor Anania, che partì come missionaria della Consolata per il Mozambico e che vi morì giovanissima in concetto di santità, offrendo la vita per la vocazione del fratello.